Buonasera ragazzi, siamo in piazza Ferretto Amestre sul Ponte delle Erbe e volevo mostrarvi una cosa, perché durante queste tristi notti di lockdown potete trovare un passatempo molto divertente e molto positivo per la città, cioè scoprire la storia di Mestre, la vostra città. Quindi io non sono un'esperta, però ci provo. Ho scoperto che qui c'è una palla di cannone incastrata sul muro di questo palazzo parallelo a Via Manin, la potete vedere, in realtà non è l'originale, è una copia, però rappresenta la palla di cannone che è stata sparata da lì dai moti popolari del 1848. Perché? Perché c'era stata una grande guerra tra gli austriaci e Savoia e Venezia era finita nelle mani degli austriaci come bottino di guerra e quindi il popolo era distrutto dalla fame, distrutto dalla povertà e il fisco lo attanagliava e quindi il popolo si ribellò, i veneziani, i mestrini si ribellarono e lanciarono questa palla di cannone che rimase incastrata nel muro. C'è anche un progetto per segnalare questo dato storico importante, che però non è ancora stato realizzato, è da più di 7 anni che si parla di mettere una targa, un'edicola su questa palla di cannone, però secondo me è fondamentale che tutti i giovani di Mestre sappiano di questa cosa, anzi vi invito a vostra volta di studiare e di saperne di più, perché la storia insegna che il popolo non deve essere lasciato alla fame, non deve essere lasciato alla povertà, perché se si arriva alla povertà poi si arriva alla violenza. Quindi io dico ragazzi, impariamo dalla storia, fate un lockdown creativo e girate le bellezze di Mestre e cercate di non ripetere gli errori della storia. Quindi nessuna povertà e nessuna prigionia per i mestrini e per i veneziani. Ciao ciao dal Ponte delle Erbe, da Piazza Ferretto e dalla palla di cannone dei moti popolari del 1848. Ciao ciao da Francesca!